coraggio dimostrato, dimostrato il tempo, le partite. La serata è molto interessante perché parliamo di un argomento che ci tocca molto da vicino e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Romano Malaguti, che è un esperto di questi temi, ha scritto un interessante libro, che è questo che è La Moneta Debito, dove fa un'analisi molto approfondita su quella che è il tema legato a tutto il contesto della grande truffa, poi capiremo perché, legata alla moneta. Partiamo, io ho presentato alcune slide prima di lasciare la parola a Romano. Questo signore Giacinto Riti, di cui parleremo poi nel corso della serata, ha parlato di patologia del giudizio di valore. Quindi la moneta non ha valore creditizio, ma convenzionale. E soprattutto sul ruolo dei banchieri. Questa affermazione forte, io non insino che voi banchieri siete dei delinquenti, lo affermo. Ecco, poi passo la parola a Romano che comincia parlandoci un po' di quella che è la situazione delle isole Guernsey. Dunque, io sono rimasto intrappolato presso Auditi quando ho avuto occasione di sentirlo parlare su questo argomento. E in principio con molta riluttanza, perché le esperienze che avevo io erano lontanissime dalle teorie del professore. E mi sono reso conto che le mie esperienze erano profondamente false, assolutamente false. Noi viviamo in un clima nel quale molti si domandano: ma cosa sta succedendo nell'economia? Cosa sta avvenendo in Europa? Cosa sta accadendo nel mondo? La grave crisi che ci è piombata addosso a partire dal 2008 risulta per molti incomprensibile, anche perché è nata fuori dall'Europa, è nata negli Stati Uniti con una crisi immobiliare di grande rilievo, coinvolte una serie di banche, e gli Stati Uniti sono corsi in soccorso di queste banche che stavano crollando. Ma per capire bene il problema bisogna andare, come si diceva una volta, a bovo, andare all'origine e capire come è nata la moneta e come è nato il credito. Diciamo che a partire dal X secolo prima di Cristo, quando le tribù di Israele si erano già installate lungo quella striscia di terra che va praticamente da Tiro al deserto del Negev, ecco, a partire da quel momento gli ebrei sono sagacissimi e capaci di sfruttare anche situazioni veramente molto difficili per trarne vantaggio, cominciarono a commerciare con le tribù carovaniere che percorrevano quel tratto di strada che era il più frequentato a quei tempi dall'economia internazionale, il cosiddetto Via della Seta, la Via dell'Incenso. Però, anche viaggiando molto vicino al mare, che erano le zone più sicure, c'era il rischio di essere taglieggiati dai predoni beduini, ismailiti, altri, e la sosta in Israele era una pausa prima di fare il balzo verso l'Egitto, oppure per quelli che venivano dall'Egitto, prima di fare un balzo verso i paesi e le economie orientali. Portare merci spesso ingombranti, pesanti, eccetera, portare valori in metalli preziosi era
un rischio rilevantissimo, e gli ebrei suggerirono di lasciare in deposito presso di loro gran parte delle merci, soprattutto l'oro e l'argento, perché siccome i beduini non avevano una cultura scritturale, potevano sostituire l'oro e l'argento con delle fedi di deposito che venivano chiamati mamre, erano dei fogli di carta pecora con alcune iscrizioni sopra. I mercanti prendevano da Israele queste carte e si recavano dove stimavano più opportuno commerciare. Gli ebrei sì, erano stanziati in gran parte di quella striscia di terra di cui vi ho parlato, ma avevano una diaspora, cioè una dispersione enorme in tutto il bacino meridionale del Mediterraneo e nel Medio Oriente, e avevano pertanto dei corrispondenti. Una indicazione molto chiara, noi l'abbiamo nella Sacra Scrittura, in quel bellissimo libro che è il libro di Tobia, in cui un personaggio che è rimasto senza denaro, ma aveva lasciato del denaro in Oriente, presso i suoi parenti, conoscenti, eccetera, dà al figlio Tobia, dà al figlio Tobiolo questa carta particolare per andare a riscuotere le somme che aveva dato depositate per poter riprendere una vita giata come aveva pensato l'origine. Il figlio parte accompagnato da un personaggio misterioso che la Bibbia qualifica come l'arcangelo Raffaele, e va nel paese di origine, nel quale non era mai nato ma di cui era originario il padre, e per una serie di disavventure non riesce ad arrivare fino a dove erano le persone che avevano preso in deposito la ricchezza del padre, le consegna al suo compagno di viaggio questo documento, e il compagno di viaggio va, presenta il documento, gli viene dato il denaro e gli ori corrispondenti all'impegno che avevano assunto, e torna felicemente da Tobiolo, il quale ritorna in Palestina, non in Palestina, ritorna in Mesopotamia, in cui si trovava la famiglia paterna. Siamo a livello della metà del V secolo avanti Cristo. Questo può sembrare una cosa un po' strana, ma bisogna dire che gli ebrei rimasti in patria, cioè non deportati in Mesopotamia, continuarono a prestare, no? A conferire questi documenti perché i mercanti potessero gestirli, negoziarli come volevano nelle varie città dove si trovavano i corrispondenti di questi ebrei. E qui avviene un fatto che è comprensibile, anche, anzi, facilmente prevedibile. Il fatto è questo, che i mercanti che prendevano questi mamre, queste fedi di deposito, potevano anche non essere aggrediti dai beduini, quindi arrivare a destino, ma molto spesso morivano per malattie, per incidenti, per varie cause, per cui non tutti i mamre venivano presentati all'incasso. E di questo gli ebrei si resero conto abbastanza rapidamente, nel corso di una generazione si resero conto di quanti mamre percentualmente non sarebbero stati presentati all'incasso. E allora cominciarono ad emettere un numero di documenti superiore a quello dell'oro che avevano loro depositato, e perché erano certi che buona parte di questi non sarebbero stati mai incassati.
lucrando così delle cifre notevolmente superiori a quelle che poteva essere il servizio normale che lo faceva. Sulla base di questo fatto così arcaico, pian piano si sviluppò una catena di prestiti gestiti da banche che erano per la maggioranza ebraiche, ma anche di altre nazioni che avevano qualche connotazione simile per gli ebrei, i greci che avevano una loro diaspora in qualche modo, perché avevano città sparse nel Mediterraneo meridionale, anche in Spagna, e soprattutto i fenici, i grandi navigatori, come sappiamo, i quali queste cambiali, questa sorta di cambiali, facevano molto comodo e venivano utilizzate largamente. Non con la sagacia del popolo ebraico e neanche con la loro efficacia, perché la diaspora ebraica era senza dubbio la più vasta in assoluto. Ma qui ci troviamo di fronte alla grande storia, perché per vari motivi Roma mise gli occhi sulla Palestina e pian piano la dominò. Gli ebrei mal sopportavano, come si può immaginare, questa dominazione e scoppiò un'insurrezione. Siamo nel 70 a.C., data che è nota a quasi tutti, quando l'imperatore Vespasiano, per mezzo del figlio Tito Flavio, espugnò Gerusalemme e si impossessò definitivamente della Palestina. La diaspora esplose ulteriormente. Abitare in Gerusalemme era sempre meno conveniente e accadde che questa grande dispersione del popolo ebraico diede vita a tutta una serie di imprese bancarie. Con l'avvento della Chiesa, i prestiti remunerati cominciarono a essere perseguiti. La Chiesa vietava l'usura, anche per cifre molto modeste. E sulla scorta della Chiesa anche l'autorità civile cominciò a reprimere il reato di usura, perché è veramente tale. E già Giustiniano I, nel V secolo d.C., emise delle leggi molto severe in proposito. Per quel che riguarda la Chiesa, le punizioni erano di ordine soprattutto spirituale. Se un chierico veniva sorpreso a esercitare l'usura, veniva ridotto allo stato laicale e sospeso completamente di vinis. Le cose andarono avanti così per parecchi secoli. La Chiesa ogni tanto emetteva dei documenti di condanna, le cose vennero osservate abbastanza, ma il risultato vero fu che coloro che continuavano a esercitare l'infrizione bancaria in modo usuraio erano soprattutto gli ebrei, che non erano tenuti a un'osservanza canonica della legge della Chiesa. Facciamo un salto tranquillamente di 10 secoli e arriviamo verso la fine del Medioevo, quando la criminosa professione bancaria usuraria si era notevolmente dilatata per la ripresa dei commerci e per un mercantilismo che stava sfociando soprattutto in Italia. Intervennero a quel tempo i francescani, che in soccorso dei poveracci che erano indebitati in modo abnorme, cominciarono a fondare dei mondi di pietà, a cominciare da un francescano geniale
il venerabile Bernardino da Feltre, che creò il primo monte di pietà a Perugia, il secondo Bologna nel 1473, e poi tanti altri che l'imitarono. E insieme a questi monti granari, per sopperire soprattutto le popolazioni rurali che si vedevano ipotecati i loro beni e i loro raccolti, perché come cautela per la certezza di essere, che i prestiti fossero onorati, nonostante il grave, gravissimo peso dell'usura. Per dare un'idea, in alcuni casi si arrivava al 66%, non era uno scherzo. Ma veniamo più avanti, arriviamo alla fine del XV secolo, al tempo di Sant'Antonino, vescovo di Firenze, il quale cominciò a operare delle distinzioni. Era un uomo geniale, è stato il primo fondatore di una biblioteca circolare nel mondo, e quest'uomo si rese conto che molto spesso c'era chi prestava denaro in cambio di un compenso, non per motivi eminentemente usurari, ma perché doveva finanziare delle imprese di notevole portata, e queste grandi imprese comportavano un esborso di denaro notevolissimo, per cui in pochi sarebbero riusciti a attuare le imprese che si proponevano per gli scambi, la costruzione dei navi, organizzare spedizioni e cose del genere. Sant'Antonino si rese conto che c'era una partecipazione al rischio. Allora, quando c'era una partecipazione al rischio, il prestito con un compenso per poter tamponare il caso che un naufragio o un'operazione mal riuscita danneggiasse delle persone che in realtà avevano favorito lo stesso questo tipo di operazioni. Il mercantilismo durò circa 250 anni in Italia, poi emigrò. Da quel momento, cioè prima ancora che il mercantilismo in Italia scemasse e si sviluppasse all'estero, soprattutto nei paesi nord-occidentali, l'esercizio della funzione bancaria cominciò a essere esercitata anche da molte famiglie cristiane. Per non far nomi, i Medici, per non far nomi, i Ligi, e arrivarono a fare prestiti al re d'Inghilterra, i Medici, prestiti che poi non furono onorati. Ci provarono anche con i re di Spagna, ma anche in quel caso fece una gran fatica a venire in casa di una parte del denaro prestato. E allora cominciarono a pensare che era meglio non prestare denaro ai sovrani, perché questi disponevano di un potere che li metteva a riparo da qualsiasi richiesta cogente di restituzione. Come tutti sappiamo, l'Inghilterra, in seguito alla scoperta dell'America, finì con assumere una posizione preminente negli scambi internazionali, e l'Inghilterra disponeva di tutta una serie di piccole banche. E se noi veniamo avanti nel tempo, parliamo del 1690, e vediamo che in Inghilterra c'erano anche delle tensioni di carattere religioso. Dopo lo scisma provocato da Enrico VIII, un certo numero di cattolici in Inghilterra era rimasto, ma emarginato, perseguitato, molto spesso ucciso. Se non che gli Stuart,
che si erano fatti anglicani anche loro, ebbero un rampollo che si chiamava Giacomo e che salì al trono con il nome di Giacomo II. Questo era un valoroso combattente, aveva combattuto al servizio della Spagna. Salito al trono, prima di salire al trono si era convertito al cattolicesimo e cercava di riaprire i rapporti con Roma e di dare libertà al culto cattolico. Ebbene, la Camera dei Lord, che era composta da molti elementi del clero anglicano e da molti nobili anglicani, cominciarono a congiurare per deporre in guerra. E questa operazione venne portata a termine con una serie di contatti con un personaggio di madre inglese che si chiamava Guglielmo d'Orange Nassau, Guglielmo III, e che era lo statolter, praticamente il governatore, di 5 delle 7 distretti dei Paesi Bassi. Gli venne mandata una lettera in cui si proponeva di sbarcare in Inghilterra, cacciare lo Stuart e poi di passare, di essere incoronato re d'Inghilterra. Questa lettera che venne mandata, questo tipo di invito, fu firmata da 7 personaggi di grande calibro, da 7 lord, e tra questi personaggi c'era anche Lord Compton, che era l'arcivescovo anglicano di Londra. Nella lettera che gli mandarono, segretissima, fu delineata anche la posizione delle truppe dell'esercito di Giacomo II Stuart, per cui il potenziale usurpatore capì che l'impresa poteva veramente riuscire con una certa facilità, perché aveva tutta una serie di vantaggi. Benché fosse molto ricco, decise di contrarre un debito con le banche ebraiche e calviniste d'Olanda e con le banche protestanti della Lega Anseatica. La cifra del denaro versatogli fu di 750.000 sterline oro. Oggi potrà anche non fare un grande effetto, ma per quei tempi la cifra era enorme, esorbitante. E il debito contratto non era di 750.000 sterline, ma di 1 milione di sterline, perché i banchieri dicevano: se l'impresa non riesce, noi dobbiamo essere coperti almeno da un 25% del rischio che andiamo a correre. Alla fine del 1693 Guglielmo sbarca a Torbay, si scontra con lo Stuart, che non ingaggia neanche la battaglia perché molti dei suoi soldati anglicani e pertanto contrari al re cattolico voltarono a gabbana e si schierarono insieme a Guglielmo II. Naturalmente Giacomo II Stuart rientrò a Londra, si dispose la possibilità di fuggire in Francia per non essere catturato dall'Orange, vuotò radicalmente le casse dello Stato per non lasciarle in mano l'usurpatore e si trasferì sotto la protezione di Luigi XIV, nemico giurato dell'Orange. Quando entrò trionfalmente alla fine del 93 in Londra il principe d'Orange, non ancora re d'Inghilterra, trovò una situazione economica letteralmente disastrosa. Non vi sto ad annoiare con i motivi per cui c'era questa situazione economica
disastrosa. Lo racconto in questo piccolo trattato che ho scritto proprio per delineare punto per punto tutti questi problemi. Non era più nelle condizioni di rendere milioni di sterline. E allora cominciò a essere circuito assiduamente dai banchieri, i quali lo pressavano per la restituzione del debito. E alla fine, siamo verso il novembre del 1693, convoca i creditori e dice papale papale che lui non può pagare. Quello che poteva fare era concedere come ipoteca tutti i beni della corona. Questi simularono una disperazione di fronte alle situazioni di questo tipo, si stracciarono le vesti, io sono ma maestà, lei non deve fare una cosa di questo genere, piuttosto noi le facciamo una proposta che forse troverà favorevole. La proposta è questa: ci lasci fondare una banca che chiameremo Banca d'Inghilterra, e di cui la maestà vostra sarà il presidente onorario, e poi ci lasci gestire questo debito stampando delle note di banca che avranno valore di moneta. Queste note di banca, queste banconote, avranno una misura un po' superiore a quello che è il prestito, il denaro che ci è dovuto dalla maestà vostra, diciamo circa un 66% in più, ma vedrà che tutti la accetteranno, perché sul banconote ci sarà la sua effigie, perché ci sarà il suo nome, quindi si sentiranno garantiti anche dalla maestà vostra. Poi hanno una tal comodità rispetto all'oro, all'argento, minore ingombro, insomma vedrà che il popolo lo accetterà. Guglielmo II presentò la cosa in Parlamento, il Parlamento l'accettò e all'inizio del 1694 cominciarono a circolare queste famose banconote. Ed erano veramente comodissime, tutte le accettavano. C'era quasi nessuno che andasse, si presentasse gli sportelli, sulle banconote c'era scritto pagabili a vista al portatore. La banca si impegnava a dare oro in cambio di quelle banconote. Ma erano talmente comode, talmente vantaggiose, che talmente vantaggiose queste banconote, che nessuno o pochissimi si le presentarono in cassa. Anche lo Stato cominciò a indebitarsi con la banca per le grandi imprese che voleva portare a termine quando non aveva denaro. Ma indebitarsi con la banca significava anche pagare degli interessi, cioè emettere dei buoni di Stato, consegnarli alla banca per un valore superiore a quello che era il denaro preso in prestito, e quando arrivavano il momento del pagamento, le banche incassavano cifre estremamente superiori a quelle che aveva versato. E così è cominciato l'indebitamento pubblico, perché è cominciata la moneta debito. Dopo la Rivoluzione francese, in tutta Europa, o quasi in tutta Europa, cominciarono a fiorire banche che erano banche di Stato, nominalmente, ma in realtà proprietà di privati, e queste banche di Stato facevano lo stesso lavoro che aveva fatto la Banca d'Inghilterra. Napoleone, che si era accorto del vantaggio che dava questa brillante istituzione, ne divenne uno dei principali azionisti insieme alla sua famiglia. È così che le cose sono continuate fino ai giorni nostri, con dei gravami notevoli. Negli anni nei decenni del Novecento,
l'Italia venne, aveva assunto un peso molto rilevante in una istituzione chiamata Banca d'Italia e che era stata fondata nel 1893 in seguito allo scandalo della Banca Romana e praticamente all'esautoramento di tre grandi banche che emettevano moneta e che erano il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli e il Banco di Roma. La Banca d'Italia poteva essere di proprietà soltanto per il 5% dei privati, ma per il 95% doveva appartenere allo Stato. Con tutto questo, la Banca d'Italia incassava i buoni del tesoro, i certificati di credito dello Stato per i lavori che lo Stato doveva fare, prestava allo Stato le monete, le lire cartacee e praticamente esercitava una specie di controllo sullo Stato che cercava di controllarla. Nel 1926, al tempo del fascismo, c'era un governatore della Banca d'Italia che convinse Mussolini a stabilire una quota di cambio nei confronti delle monete estere che apparentemente sembrava esaltasse l'Italia. Mussolini si sentì dire dal governatore, affiancato da altri esperti, che la moneta forte era una risorsa per un paese e venne portato il cambio con la sterlina da 120 lire per una sterlina a 90 lire, con l'inizio di una rovina incredibile. Mussolini non aveva una cultura monetaria, l'avevano compensa sempre i corruttori. Questa crisi coincise poi con la crisi del 29, la crisi universale che investì un po' tutti gli stati a partire dagli Stati Uniti d'America e soprattutto qui in Emilia Romagna le aziende che si rovinarono in quelle circostanze erano moltissime, perché in questa zona c'era una grande esportazione di cordami in un tempo in cui le marinerie facevano ancora grandissimo uso di questo strumento. Le cose andavano malissimo, la disoccupazione arrivò a livelli altissimi. Un grande economista tedesco, un certo Zomba, scrisse Mussolini dicendogli: eccellenza, inverta la rotta, se no lei non vede il 1932 e lo Stato italiano crollerà. Le spiegazioni che gli portò furono sufficienti e da quel momento venne lasciato libero il cambio. Intanto in Italia avevano cominciato, lo Stato italiano aveva cominciato a stampare, oltre alle passivali, in prestito monete dalla Banca d'Italia, a stampare monete per conto proprio, monete che soltanto le persone con i capelli bianchi, ma molto bianchi, ricorderanno. Erano queste. Queste sono monete da 5 lire, che non erano emesse dalla Banca d'Italia, ma erano stampate dai poligrafici dello Stato. Non era moneta debito, ma moneta credito. E era scritto Regno d'Italia, biglietto di Stato a corso legale. Non c'era scritto sulla moneta pagabile a vista al portatore e questo denaro serviva anche per pagare le tasse. L'altra moneta, questa è una moneta da 5 lire, una moneta da 10 lire. Non fatevi ingannare dall'esiguità del prezzo, del valore, perché in realtà nella prima della guerra fino al 1942 con una lira scomperava un chilo di pane in tutta Italia,
Questo è un prezzo standard vincolato per la forma di pane da un chilo. Io ho l'occasione di parlare con un certo prelato che si chiama perché è ancora vivo, il cardinale Renato Raffaele Martino, e quando io gli parlai di queste cose e gli fece vedere la banconota 10 lire, mi disse, prima di Salerno, ma eravamo i 6 fratelli, ma la mamma per fare la spesa mi dava uno di questi foglietti tutti i giorni e con quello io facevo fare la spesa per tutta la famiglia. Queste cose andarono avanti fino al 1943, parlo dell'Italia. Negli Stati Uniti intanto era venuto qualche cosa di diverso. Nell'arco di circa 150 anni, dalla promulgazione della Costituzione degli Stati Uniti, che al suo primo articolo stabiliva che la moneta doveva essere stampata, prodotta e controllata dallo Stato, pian piano, per l'azione concomitante di tutta una serie di personaggi illustri, di banchieri che ruotavano intorno a questi personaggi illustri, cui pagavano le lezioni, eccetera, pian piano la moneta finì per essere una moneta di banche private. Si arriva al 1913, quando viene fondata una banca che sussiste tuttora e si chiama Federal Reserve Bank, divisa in 12 distretti, il più importante è quello di New York, che presta denaro agli Stati Uniti in cambio di interessi. Perché come venne l'inizio di questa banca, che era mal vista da una gran parte del Parlamento? Semplicemente alcuni parlamentari stabilirono che il giorno della votazione dovesse essere il 23 di dicembre, 2 giorni prima di Natale. Allora non esistevano ancora gli aerei, la maggior parte dei senatori e dei deputati tornarono in famiglia, qualcuno stava nel Nuovo Messico, qualcuno stava in Florida, qualcuno abitava nel Colorado, quindi già da 5 giorni, quando andarono a votare, il 2/3 del Parlamento era vuoto. Chi c'era? Chi era in quel terzo che era rimasto? Soprattutto coloro che erano foraggiati dalle banche perché venisse creato questo antipatico mostro che si chiama Federal Reserve Bank. Noi viviamo in un clima di questo tipo. Non dimentichiamoci che monete stampate in Italia a corso legale, sono, queste le avrete viste anche voi, erano monete anche da 500 lire dopo la guerra, con un potere d'acquisto senz'altro molto inferiore a quello delle monete stampate prima del conflitto. E queste monete da 500 lire furono in circolazione fino al 1985, quindi ci può essere tra noi chi le ricorda. Dopodiché vennero ritirate, non più stampate, e la Banca d'Italia ebbe una mutazione straordinaria, di cui ci parlerà il nostro amico Giovanni Maria Lazzaretti, che fece per un trasferimento veramente stupefacente della proprietà della Banca d'Italia dal famoso 95% che spettava lo Stato al 95% dei privati e un 5% fra l'INPS e un altro istituto di cui parlava Nicola Zanetti. Vi ringrazio. Invito l'amico Lazzaretti a esporci. È presidente di un circolo culturale di San Martino, segretario di questo circolo culturale per Giorgio Frassati, tiene una rubrica sul quotidiano Prima Pagina di Reggio, che consiglio, che è molto interessante,
ed è un esperto di queste tematiche. Buonasera a tutti. Allora, grazie per aver ricordato questa rubrica, che è una sorta di rischio fatto dal direttore, perché quando mi dicono hai una pagina libera tutti i lunedì e scrivi quello che vuoi, va bene, per me è un privilegio, per un direttore c'è un filo di rischio, perché non cambia una virgola e accetta. Quindi la puntata di oggi era l'elogio dell'evasore fiscale, la puntata di lunedì scorso era l'elogio del falsario. Cosa si intende però per l'elogio del falsario e cosa ho cercato di spiegare? Tenete presente tutto quello che ha descritto Normanno Malaguti, cioè noi viviamo in uno strano mondo dove l'emissione monetaria viene fatta esclusivamente a debito da privati. Cosa fa il falsario in fondo? Fa un'emissione monetaria sempre a vantaggio di privati, ma non a debito. Non ci sono interessi che gravano sull'emissione falsaria. E quindi citavo due grandi falsari della storia, cioè Tan Longo, che creò lo scandalo della banca romana, e Aldes Reis in Portogallo, che capirono ben prima di quando Nixon nel 71 staccò definitivamente il dollaro dall'oro, capirono fin da allora che la moneta non è legata a nulla, deve solo essere stampata e circolare. Quindi Tan Longo convinse la stamperia che faceva l'emissione monetaria per la banca romana a fare una seconda serie formalmente per sostituire i biglietti usurati. Di fatto li usava come denaro fresco, non legato a nulla. Quindi il teorico oro che ci doveva essere dietro non c'era. E allora c'è stato uno sceneggiato televisivo, abbastanza recente, 2010 mi pare, in cui va del personaggio interpretato da Giuseppe Fiorello, scopre come l'inghippo, si sente questa frase stralunata: stampava moneta senza l'oro a copertura. Sì, è così. Tan Longo stampava moneta senza oro a copertura. Ma viene da dire, cosa ci vedete di strano? Adesso tutto viene stampato senza oro a copertura. Quindi viene tutto stampato dal nulla. Lo usava per prestiti impropri a bolle immobiliari della Roma, nuova capitale d'Italia, è esattamente ciò che è successo con le banche che conosciamo negli Stati Uniti, no? Non siamo in una crisi nata da una bolla immobiliare. Quindi è stranissimo che questa figura del falsario di allora sia esattamente ciò che viene fatto dalle banche adesso di standard. Aldes Reis in Portogallo fece una cosa analoga. Convinse la stamperia ufficiale della moneta portoghese a fare un'emissione speciale per l'Angola, falsificò firme, tutto quanto, fatto sta che cominciarono a fare questa stampa di una serie speciale per l'Angola e anche se andate su Wikipedia dice paradossalmente l'economia dell'Angola rifiorì, ma non è paradossalmente, perché l'economia era asfittica esattamente per il fatto che la moneta non circolava, cioè rimaneva in tasca a possessori di moneta che non facevano altro che lucrare su interessi di debito. Quindi non è paradossale. La moneta che circola e che passa paradossalmente dalla stampa direttamente al lavoro, saltando il passaggio finanziario, fa realmente muovere l'economia. E c'è un vecchio sceneggiato con Paolo Stoppa che mi sono andato a rivedere in questa occasione. C'è un finale che non so se è stato inventato dallo sceneggiatore, ma comunque il succo sarà quello lì. Aldes Reis si difende dicendo: io non ho falsificato soldi, io mi sono sostituito alla banca del Portogallo, ho fatto quello che loro dovevano fare e non facevano. Quindi
quindi se volete fate un monumento ad Alves Reis scrivendoci sotto dimostrò a cosa serve il denaro. E quando vi scoppierà la prossima crisi la risolvete con un biglietto da 10 escudos, pagate un taxi, mi tirate fuori dalla prigione e riprendete il mio modello economico, cioè quello in cui la moneta viene stampata per il lavoro e tutta quella che serve per dare pane e lavoro a tutti, anche a se stesso, perché ricordiamoci sempre che era un truffatore, ma un truffatore che mosse l'economia. Quindi vedete che l'avere il possesso dell'emissione monetaria è una cosa decisiva, che può far girare l'economia in un senso o nell'altro. E allora è emblematica la storia di Banca d'Italia, cioè di come si è trasformata nel dopoguerra fino a diventare quella che è adesso. Allora partiamo dagli accordi di Bretton Woods, nel quale si fissarono dei cambi stabili tra le varie nazioni, tra cui l'Italia, e il sistema di Bretton Woods andò avanti, bene o male, per un sacco di tempo. E la faccenda era, non c'era più oro a copertura su nessuna moneta, l'oro lo deteneva solo gli Stati Uniti a copertura, gli altri lo detenevano per motivi che non erano la copertura monetaria. In teoria io potevo cambiare le lire in dollari, con i dollari andare a Fort Knox, bussare e ricevere il corrispettivo in oro. Siccome però nessuno fa questo passaggio, ma semplicemente fa circolare una moneta, andò a finire che il numero di dollari che vennero emesse fu sproporzionato rispetto alla reale consistenza di oro. E quando qualcuno, Francia e Primis, cominciarono a chiedere davvero il cambio, mandò in crisi il sistema. Il sistema si risolse il giorno dell'assunto del 71, quando Nixon dichiarò che non convertiva più i dollari in oro. Ora, un atto del genere, se davvero il dollaro fosse stato una sorta di cambiale, pagherò cui andavo e cambiavo, se lo fosse stato davvero, le monete dovevano andare tutte a valore zero, posto che non venivano più cambiate. Invece non accadde nulla. Le monete continuarono a circolare come prima, salvo che i cambi, che erano prima fissi, cominciavano a riequilibrarsi, andavano più in una fascia intermedia di protezione, dopodiché il mercato libero li portò dove li doveva portare. Quindi il dramma però che successe è che le banche che erano state costruite per tutelare questo sistema continuarono, le banche centrali, a esistere anche se questo sistema non c'era più. In Italia però conservava ancora una funzione importante perché fino al 1981 la Banca d'Italia aveva l'obbligo di acquistare il debito dello Stato non piazzato. Questo cosa significa? Che la gestione dei tassi era dalla parte dello Stato, cioè se io mettevo dei titoli a tasso tale e il mercato non li recepiva, alla fine toccava comunque alla Banca d'Italia acquistare quel tasso, quindi lo Stato dominava sul tasso. Nell'81 Ciampi da una parte, Andreatta dall'altra, fanno la separazione consensuale del tesoro da Banca Italia e consegnano quindi il debito dello Stato ai mercati. Da adesso in poi ci si finanzia esclusivamente piazzando sul mercato. Ovviamente il tasso di interesse si impenna e il famoso rapporto debito-PIL che tanto ci spaventa e che faceva sorridere nell'81, nel giro di 10 anni circa, viaggia sul raddoppio. Nel 91 accade un fatto importante, cioè Mario Draghi che si insedia al Ministero del Tesoro, non come Ministro del Tesoro, ma in un ruolo nascosto che manterrà per una decina d'anni, sì, dal 91 al 2001, sotto 10 diversi governi, e diventa anche il capo del Comitato Privatizzazioni. E in tutta questa fase, nel privatizzare aziende, liberi, quant'altro,
accade un fatto di cui non ci si rese conto immediatamente, cioè che nel privatizzare l'azienda tale si andava a privatizzare anche le quote di Banca Italia che eventualmente quell'azienda possedeva. Finché ci si ritrovò nel 2004, in cui stranamente fu un giornale Famiglia Cristiana a pubblicare nel primo numero dell'anno il fatto che Banca Italia era proprietà di una serie di ditte che non c'entravano niente con lo Stato e quindi non combaciava più col suo statuto. Lo statuto continuava a dire che doveva essere di maggioranza statale e era praticamente tutta ai privati tranne un pezzetto dell'INPS e un pezzetto dell'INAIL. Dopo questa rivelazione, siccome i nomi dei proprietari era segreto, cioè non era pubblicato sui siti di Banca Italia, a questo punto diventa il segreto di Pulcinella, anche Banca Italia deve pubblicarli. E dopo la pubblicazione accade un fatto che non è rimasto molto nella memoria, tanto che anche io me ne sono accorto dopo, pur interessandomi sempre di questi argomenti. Nel 2005, in un complesso disegno di legge di Tremonti, c'era una riga che imponeva entro 3 anni a tutti coloro che detenevano quote di Banca Italia a restituirle a enti pubblici, di fatto allo Stato, perché gli enti pubblici, cioè banche pubbliche, non ce n'erano più, erano state tutte privatizzate. Il passo successivo è il più brutto della storia, perché silurando Fazio e installando Draghi stavolta come capo di Banca Italia, cambio di governo, siamo nel momento della cosiddetta unione che dura circa 2 anni, invece di obbedire alla legge cambiano lo statuto. Lo statuto dice solo che le quote devono essere controllate e verificate, ma viene cancellato il fatto della maggioranza pubblica. Quindi invece di eseguire ciò che era stato richiesto, si cambia lo statuto in maniera da adeguarlo alla situazione che si era creata. Quindi Banca Italia per statuto e nei fatti proprietà di privati, cosa che nessuno, non dico nessuno sa, ma pochi sanno. Cioè se chiedete a uno di chi è Banca Italia, dirà molte risposte, ma difficilmente diranno che è proprietà di privati. Potranno dire del governo, dello Stato, del Ministero del Tesoro, le risposte più varie, ma difficilmente diranno proprietà di privati. Il passo successivo avviene col governo Letta. Forse vi ricorderete il decreto unico IMU Banca Italia, in cui il capitale sociale di Banca Italia, che era sempre rimasto fermo ai vecchi 300 milioni di lire, diventati 152 mila euro, viene portato a 7 miliardi e 500 milioni di euro. Cosa vuol dire? Che qualcuno ha portato questa cifra? No, semplicemente le riserve che erano state accumulate da Banca Italia negli anni vengono tramutate in capitale. È uno degli scippi più clamorosi, no? Quelle riserve erano ovviamente riserve di una banca che doveva essere di proprietà pubblica, cioè erano le riserve nostre. Attenzione, non sono riserve auree, che non c'entra niente, sono riserve contabili di passività che diventano capitale della banca stessa. Perché questo aumento? Che vantaggio ha? Che la ripartizione degli utili di Banca Italia era in proporzione al capitale. Il capitale era insignificante, quindi la ripartizione degli utili era pressoché inesistente. Quindi tu detenevi il potere di emissione monetaria, ma non avevi utili di fatto dall'essere il proprietario. Adesso che il capitale è stato portato a 7 miliardi e mezzo, l'utile ripartibile sono 450 milioni di euro annui. Quindi questo è ciò che perderà lo Stato da qui in poi sempre, perché nello statuto rimaneva che tutto ciò che non veniva distribuito con quel metodo andava allo Stato, e invece adesso andrà quasi tutto a questi privati.
Quindi ci sono battaglie, guerre bancarie che si svolgono sotto traccia per avere la proprietà dell'emissione monetaria. Quindi la guerra più terribile è quella che è stata fatta contro il colonnello Gheddafi, cioè per riportare quella che era una banca di Stato, quindi che metteva denaro non a debito, per riportarlo nell'alveo delle banche tradizionali. Il fatto poi che si sia distrutto tutto, che ci sia, quelli sono corollari, la chiave era quella, interrompere un esperimento monetario che aveva dimostrato di non essere intaccato nemmeno dalla crisi, tant'è vero che Strauss-Kahn andò in Libia a vedere come mai lì e solo lì non succedeva niente, mentre il mondo tracollava sotto la crisi del 2007 seguente. Quindi insomma il possesso dell'emissione monetaria è una cosa decisiva e quindi l'auspicio della nascita del falsario vuol solo dire c'è bisogno, c'è necessità che avvengano emissioni monetarie col contatto diretto emettitore lavoro, senza il passaggio dal sistema finanziario, altrimenti non ci salteremo fuori. Adesso siamo nella fase ridicola che ogni mese vengono emessi dal nulla 60 miliardi di euro per acquisto di debito dallo Stato. E uno pensa un attimo e dice, ma se quei 60 miliardi di euro li emettessero direttamente gli Stati saltando, qual è il succo della differenza? La differenza è appunto che è uscire però dalla finanza. E uscendo dalla finanza non sarebbe più moneta debito, ma moneta per il popolo direttamente. Io credo di potermi fermare qui. Grazie. E dopo sarà stata tutte le domande degli approfondimenti sia con Giovanni che con Normanno. Adesso inviterei l'ingegnere Fabio Contiti, che è un esperto di analisi del sistema economico, a presentare la sua parte. Ecco, mentre preparo la slide, presento un libro che ha scritto, che è un manuale in 12 passi per uscire dalla crisi, e con delle slide, con degli schemi molto semplici per capirci qualcosa. Quindi questo è il centro, quindi hai tutto il tempo a disposizione. Okay, grazie. Salve a tutti, io sono un ingegnere, quindi non sono un economista, ma mi pregio di questo titolo perché spesso gli economisti, studiando dei libri di testo universitari, sono quelli poi che ci hanno portato nella situazione appena descritta. E diceva Mark Twain, il problema non viene tanto dalle cose che non conosciamo, ma da quelle che crediamo vere e che non lo sono. Vedete questa scena, ci sono dei pittori che dipingono i pavimenti delle strade nelle città e qui hanno dipinto una sorta di crepaccio. In realtà il crepaccio non esiste, cioè le persone potrebbero camminare tranquillamente. È una finta la ragazza che salta dalla trave fino al tombino, perché in realtà non c'è quel problema. Però se uno è convinto che il dirupo c'è, ovviamente si comporta di conseguenza, cioè tende a saltare perché ha paura di cadere nel vuoto. La situazione che noi viviamo è questa. In particolar modo, la crisi economica è principalmente dovuta a mancanza di soldi. Cioè lo Stato, la mancanza di soldi in economia reale, cioè lo Stato, aziende e cittadini. Ma è proprio vero che non ci sono i soldi? Cioè il problema è che noi ci ripetono tutti i santi giorni, che non ci sono i soldi per abbassare le tasse, non ci sono i soldi per aumentare i servizi, non ci sono i soldi per fare niente. In realtà i soldi sembra che ci siano. Domandiamoci prima però chi è che crea la moneta e decide la quantità. Ecco, io ovviamente siamo partiti dagli altri due relatori che hanno fatto un'analisi storica. Io vi faccio un'analisi di quello che sta succedendo oggi. Perché noi abbiamo visto che esistevano le monete, diciamo, d'oro, d'argento, poi esistevano le banconote. Oggi non esistono più neanche le banconote, se ci pensate bene. Le monete principali sono le banconote, sì, ma soprattutto sono queste. La moneta elettronica, la moneta bancaria, è quella che noi usiamo più di tutti. Vediamo chi è che crea questi due tipi di monete. La moneta legale contanti, costituita da banconote e monete metalliche, viene creata, gestita dalla Banca Centrale Europea. Questo penso che siamo tutti quanti d'accordo. La moneta bancaria, invece, questo altro strano attrezzo che ormai ci siamo abituati a utilizzare, perché, come diceva
normanno, come succedeva per i Mamre, che erano più comodi delle monete d'oro, oggi è più comodo usare questa. Noi andiamo al supermercato, gli diamo la tesserina, gli diamo un codice, delle volte ci fanno fare la firma, ma noi abbiamo pagato, non abbiamo più necessità di maneggiare questi. Quindi questi sono l'equivalente di Mamre della Palestina, sono più comodi dell'uso delle banconote. Chi è che gestisce la moneta bancaria? Le banche private e pubbliche. Quanti soldi vengono creati e impiegati attualmente nel nostro sistema monetario? Io sto parlando del sistema euro, quindi di tutta quanta l'Europa. Secondo i dati della Banca Centrale Europea del 2014, riferiti quindi a tutta l'area dell'euro, la Banca Centrale Europea ha emesso attualmente circa 1.000 miliardi di euro per tutto il sistema dell'Eurozona. Questi 1.000 miliardi di euro, secondo voi, dove sono andati a finire? Agli stati? No, perché noi siamo stati così furbi da firmare un trattato con un articolo, il 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che vieta alla Banca Centrale Europea di prestare soldi allo Stato. Quindi, questi soldi la Banca Centrale Europea non li ha dati agli stati, pur se ne avrebbero bisogno. Li ha dati solo ed esclusivamente al sistema bancario. Che cosa ne fa il sistema bancario di questa massa monetaria? In realtà, nel sistema bancario, questa massa serve per creare dell'altra moneta, che è questa di cui vi parlavo prima. Secondo voi, quanta moneta c'è attualmente in Europa a fronte di quei 1.000 miliardi di euro? C'è qualcuno che mi sa dire una cifra, secondo voi? 190. Non 100, 35.000 depositi di moneta bancaria. Secondo voi, com'è possibile che ci siano 35.000 miliardi di depositi a fronte solo di un'emissione monetaria di 1.000 miliardi? 35 volte le banche creano denaro da nulla e vedremo, cercherò di spiegarvi come fanno a creare denaro da nulla. Per adesso concentriamoci sul fatto che il sistema bancario fornisce moneta al sistema economico, questa moneta, 35 miliardi di euro, ma li fornisce in una maniera un po' strana. Siccome questo è il 97% di tutta la moneta che usiamo e siccome la decide la banca quanta farne e dove destinarla, ricordate la domanda iniziale, chi la crea e dove viene destinata, come viene destinata questa moneta? 90% mercati finanziari e bolle immobiliari, solo il 10% è quella che usiamo noi. Quindi tutta questa grande massa di moneta viene creata solo ed esclusivamente per mercati finanziari e bolle immobiliari. La BCE ha visto che la cosa non quadrava, non funzionava, perché nell'economia reale mancava la moneta, cosa ha fatto? Ha detto, ma proviamo a stampare dell'altra moneta. Durante gli ultimi anni è stata fatta un'operazione LTRO, si chiama Long Term Refinancing Operation, che significa in soldoni prestiti aggiuntivi alle banche, quindi prestiti al sistema bancario. Ma questi 1.000 miliardi, secondo voi, sono arrivati all'economia reale? No, questi sono finiti tutti esclusivamente sui mercati finanziari. Perché? Perché investire nell'economia reale conviene. Conviene di più investire sui mercati immobiliari, mercati finanziari. Poi ha fatto un'altra manovra Draghi, ha detto siccome non ha funzionato la prima, ne facciamo un'altra. Quantitative easing, 1.500 miliardi, secondo voi dove sono andati a finire? Ne abbiamo visti qualcosa? No. Sono finiti tutti esclusivamente sui mercati finanziari. Guardate le cifre. 1.000 miliardi sono le banconote stampate, 1.000 miliardi prestiti dalle banche, 1.500 miliardi il quantitative easing, totale 3.500 miliardi. Noi non ne abbiamo visto una euro. Tutti quanti sono andati qua. Quindi i soldi vengono creati in grandi quantità, ma sono destinati principalmente ai mercati finanziari e non all'economia reale. Come viene fornito il denaro all'economia reale? Cioè come ci arriva quel poco denaro che ci arriva? Bene, funziona così, ovviamente tenete conto che sto cercando di concentrare in un quarto d'ora, 20 minuti, quello che normalmente spiego in due ore, quindi scusate se cerco di andare un po' veloce, poi risponderò alle domande se c'è bisogno. Comunque, se volete poi ho anche qualche copia del libro, quindi alla fine poi potete anche vedere. Allora, questa è l'economia reale, costituita da cittadini e aziende. Poi c'è lo Stato. Qualcuno di questi due soggetti, secondo voi, può stampare moneta? No, perché hanno ceduto la sovrana monetaria. I cittadini, se ci provano, sono i falsari di cui parlava il nostro secondo relatore, e quindi non lo possono fare. Ma sarebbe, sono d'accordo sul fatto che sarebbe molto meglio se lo stampassero loro. Lo Stato non può farlo perché ha firmato un trattato per cui non può più farlo.
Quindi cosa succede? Che la Banca Centrale Europea emette il 7%, ecco qui i dati sono riferiti all'Italia, prima parlavamo del 3%, 97% perché è l'Europa. In Italia la percentuale è leggermente minore, quindi la Banca Centrale Europea in Italia ha stampato il 7% di banconote e monete britanniche, ok? Dove vengono fornite? Sistema bancario. Perché dico privato? Perché in Italia non abbiamo più banche pubbliche, perché siamo stati così furbi da vendere anche le banche pubbliche, quindi doppia furbizia. Cosa ci fanno le banche? Creano dell'altra moneta, che io chiamo debito, che è la moneta bancaria, questa, e la forniscono al sistema dell'economia reale. Ok? Ricordatevi il rapporto, 7%, 100%. Che cosa facciamo nell'economia reale per avere questa moneta e poterla utilizzare? Non c'è altra strada che pagare degli interessi, perché ricordatevi che la moneta bancaria, poi ve lo spiegherò nel dettaglio, è creata solo ed esclusivamente con i prestiti. Non c'è altro modo di poterla creare. Quindi noi cittadini e aziende paghiamo 120 miliardi di euro all'anno solo di interessi su quello che è considerato il debito privato. Andiamo a vedere lo Stato. Lo Stato, abbiamo detto, si finanzia solo ed esclusivamente con i titoli di Stato. Quindi emette i titoli di Stato. Dove li mette questi titoli? Sui mercati finanziari, sempre loro. E quindi paga ai mercati finanziari 80 miliardi all'anno solo di interessi. Quindi il totale ogni anno pagato dagli italiani per gli interessi sul debito pubblico e privato sono 120 più 80, 200 miliardi, stiamo parlando del 12% del PIL. Quando ci dicono che fanno le manovre per cercare di avere l'aumento del PIL dello 0,1, del 0,7, dell'1, considerate che il 12% se ne va solo in termini di interessi. Ok? Tutto nei mercati finanziari, perché ho fatto la freccia anche alle banche private e ai mercati finanziari? Secondo voi chi gestisce le banche private? Chi sono i maggiori azionisti? Considerate che in Italia le tre banche principali sono Intesa San Paolo, Unicredit e Monte dei Paschi. In questi ultimi mesi BlackRock, che è il più grande fondo a livello mondiale, ha comprato le quote più importanti di queste tre banche e tenta di assumerne il controllo. Perché lo fa? Perché queste tre banche sono maggioritarie dentro la Banca d'Italia e quindi controllando queste tre banche si controlla anche la Banca d'Italia. Cosa succede? Che lo Stato, per pagare gli 80 miliardi, non avendo la possibilità di stampare moneta, è costretto nel rapporto con l'economia reale, che siamo noi cittadini, a chiedere più tasse e a ridurre le spese, perché deve avere un introito aggiuntivo per pagare gli 80 miliardi, ok? Oppure deve aumentare il debito pubblico, ma non c'è altra strada. Adesso con il pareggio di bilancio del Fiscal Compact siamo costretti noi a pagare gli 80 miliardi, non lo Stato, attraverso l'aumento delle tasse. Quindi il totale, abbiamo detto, 12% del PIL. Cosa succede? Questo che io chiamo circolo vizioso, che dall'economia reale praticamente attraverso il sistema bancario e attraverso lo Stato se ne vanno circa 200 miliardi di euro all'anno, una cifra enorme, e noi ci stanno lì a distruggere e a dire tutti quanti i giorni su manovre da 1 miliardo, da 500 milioni eccetera, 200 miliardi che se ne vanno. Come se ne vanno? Se ne vanno attraverso la riacquisto di pezzi di economia reale da parte della finanza. La finanza sta finanziarizzando, si dice, l'economia reale, acquistando la Lamborghini, la Ducati, acquistando l'Enel, acquistando Poste Italiane, acquistando tutto ciò che è possibile acquistare. Il sistema monetario quindi è concepito per sottrarre continuamente ricchezza con gli interessi dagli stati, dalle aziende e dai cittadini. Quali sono le conseguenze per il sistema economico? Facciamo un discorso macroeconomico a livello mondiale. Ho fatto questa piccola piramide, serve a capire qual è il flusso del denaro che c'è attualmente, oggi. In basso ci siamo noi, cittadini e aziende. Che cosa ci succede? Che in realtà gli stati ci impongono le tasse, ok? E dobbiamo pagare più tasse rispetto ai servizi che riceviamo, ok? Quello che ci sta succedendo in continuazione. Poi però gli stati devono pagare interessi sul debito pubblico al sistema bancario privato, ok? E quella freccina lì. Ma anche noi paghiamo interessi alle banche private sul debito pubblico privato, detto privato, ok? Le banche centrali a loro volta ottengono interessi dalle banche private perché? Perché gli prestano quelle banconote del 7% che dicevamo all'inizio, ok? Quindi questo prestito comporta per le banche private un pagamento di interessi alle banche centrali. Ma le banche centrali sono quelle che controllano le banche, che sono controllate dalla finanza, e soprattutto sono quelle che ricevono il quantitative easing.
tutte le più grandi banche centrali del mondo, Federal Reserve, Banca d'Inghilterra, ma adesso anche la Banca Centrale Europea, emettono attraverso il quantitative easing grandi quantità di denaro, soprattutto dopo la crisi del 2007-2008. Quindi questo denaro finisce sempre sulla cosiddetta finanza o mercati finanziari. Poi ci sono gli utili delle banche private, siccome le banche private sono possedute da multinazionali, fondi e comunque grandi istituzioni finanziarie che lavorano sui mercati finanziari, anche questi finiscono nella finanza. Poi ci sono i prodotti finanziari che noi cittadini aziende, per poter guadagnare qualcosa dai piccoli risparmi che facciamo, compriamo, quindi anche noi qualche volta proviamo a lavorare sui mercati finanziari, quindi questi tendenzialmente tendono a sottrarsi risorse anche loro. E poi soprattutto andiamo a comprare prodotti di qualsiasi genere, nelle multinazionali, nei grandi ipermercati, nelle altre cose, che sono denaro che comunque fluisce all'estero del nostro sistema. Tutta questa piramide, come vedete, fa fluire il denaro dal basso, che siamo noi, economia reale, che è più o meno costituita dal 99% della popolazione, fino a quell'1% che lavora sui mercati finanziari, cioè gente che non fa lavoro in termini reali, semplicemente muove capitali. Capitali costituiti da una moneta che viene creata con un clic. Che cos'è che sta succedendo? Questa è la fotografia della distribuzione della ricchezza a livello mondiale. L'1% della popolazione possiede il 50% di tutta la ricchezza. Supponiamo che noi siamo 100 persone, supponiamo che rappresentiamo la popolazione mondiale e supponiamo che 100 mele rappresentino tutta la ricchezza che c'è al mondo. Uno di voi possiede 50 mele. Pensate l'assurdità. Uno possiede 50 mele. 9 possiedono 37 mele, 20 possiedono 10 mele, ma 70 persone si dividono 3 mele su 1. Questo è quello che sta succedendo attualmente e sta aumentando sempre di più. Cioè, il denaro affluendo sempre su in alto diminuirà la ricchezza del 70% della popolazione e aumenterà la ricchezza di quell'1%. Questa è la fotografia dell'economia. Esistono due economie nel mondo: economia reale, rappresentata dal PIL annuo mondiale, che attualmente ammonta a circa 75 mila miliardi di dollari. Poi c'è il debito pubblico degli stati, questi stessi che producono questo PIL, ma il debito pubblico ammonta tre volte il PIL, 200 mila miliardi di dollari. Ma la cosa peggiore è che i mercati finanziari hanno un valore che è molto più alto dell'economia reale. Perché? Perché, come abbiamo visto prima, tutto il denaro fluisce là. Se la sua fluisce il 90% del denaro, voi capite bene che la dimensione di quell'economia è molto diversa da questa. E quella è un'economia solamente finanziaria, un'economia per la quale basta un tasto per cambiare il destino di uno stato intero. Il giorno che BlackRock si sveglia la mattina e decide di attaccare uno stato, basta che colloca e vende istantaneamente i titoli di stato di quello stato e quello stato va a picco. Perché l'unico modo di sostenere e gli stati che abbiamo è quello di vendere i titoli di Stato. Se nessuno li compra, quello Stato è in default. I mercati finanziari quindi dominano l'economia reale e sottraggono continuamente ricchezza a favore di pochi privilegiati. Quindi sono le banche che sottraggono ricchezza continuamente all'economia reale a favore di pochi privilegiati. Perché le banche allora sono a rischio di fallimento? Cioè, in questo momento, nonostante che le banche prendano il denaro a nulla, ci dicono che le banche sono a rischio. Vi siete mai chiesti perché? Cioè, voi avete un'idea del perché le banche falliscono? Proviamo a spiegarlo. Intanto, che cos'è una banca? Qual è la percezione che abbiamo? Le persone pensano che la banca sia un salvadanaio, dove noi mettiamo dei soldi depositati per metterli al sicuro. Non è questo. La Banca d'Italia ci racconta, se voi andate sul sito della Banca d'Italia e digitate banca, ti spiega che la banca privata è un intermediario, cioè è un soggetto che prende i soldi in deposito e li presta ad altri soggetti. Non è neanche questo, raccontano una bugia. I test universitari, invece, chi ha fatto macroeconomia all'università di economia, spiegano che in realtà la banca è un moltiplicatore di moneta, si dice, cioè si parla di riserva frazionaria. Se ad esempio ipotizziamo il 10%, che cos'è la riserva frazionaria? Significa che io deposito 100, accantono 10 e presto 90. Cioè, in pratica, posso prestare una parte dei depositi che vengono fatti. Questi 90 costituiscono un nuovo deposito, quindi io poi faccio la riserva del 10% su questo 90, ripresto 81 e via avanti. Andando avanti di questo passo, si arriva a calcolare che i 100 euro iniziali possono diventare 1000 euro. Questo si dice che la banca moltiplica il denaro da 100, che è il primo deposito,
a 1000, che è, diciamo, l'ennesimo deposito. Nessuno di questi tre sistemi rappresenta la realtà, quindi toglieteveli dalla testa. In realtà la funzione di deposito e prestito sono separate ed indipendenti, non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. Vediamole nel dettaglio. Arriva un cliente tizio. Questo cliente tizio prende 1000 euro in contanti e, immaginate questi, va in banca e li deposita. Che cos'è che succede nella banca? In realtà la banca ha un bilancio fatto da un attivo e da un passivo. Nell'attivo finiscono i 1000 euro che lui ha depositato. La banca nel passivo crea un deposito dove scrive il nome di tizio e scrive sotto una cifra che è 1000 euro. Ok? Perché lo può fare questo? Perché esiste questo articolo, stampatevelo in testa, perché questo è uno degli articoli del codice civile più importanti. L'articolo 1834 del codice civile dice che nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà. Ricordatelo, questa ne acquista la proprietà. Quindi quando io porto 20 euro in banca e la banca mi dà una carta di credito dove ci saranno 20 euro, questi 20 euro sono diventati di proprietà della banca. In cambio la banca mi dà questo. Che cos'è questo? È l'equivalente del Mamre della Palestina, cioè non abbiamo inventato niente. Cioè questo è la promessa che la banca ci fa di restituirci quei 20 euro in contanti. Ma siccome noi, come succedeva ai commercianti della Palestina, non li andiamo mai a ritirare in contanti, perché un po' perché sono anche abbastanza furbi, fanno le leggi che ci dicono di non usare il contante, e sono anche abbastanza furbi di farci venire il senso di colpa nell'uso dei contanti. Ci dicono che i contanti li usano solo i mafiosi e gli evasori fiscali, e quindi noi ci convinciamo che questa moneta è più bella di questa, e quindi in questa maniera la banca può creare tanta moneta in più rispetto alle banconote che c'erano, come nella Palestina potevano creare tanti mamre in più rispetto alle monete d'oro che c'erano dietro. Quindi la storia non ci insegna assolutamente, anzi ci insegna tutto, e quindi non dobbiamo fare niente. Però ricordatevi, la moneta bancaria è una promessa di pagamento in contanti, non è nient'altro di più. Ma allora, quando ci prestano il denaro, che cosa ci prestano? Ci prestano contanti, secondo voi? Cioè, quando io vado a chiedere un prestito in banca per comprare una casa, vado in banca con la valigetta e mi riempio una valigetta di contanti? No, che cos'è che mi danno? Questa. Anzi, se qualcuno ha avuto esperienza di comprare una casa con un mutuo, il direttore della banca arriva dal notaio con l'assegno e non ve lo dà neanche in mano, se avete mai fatto caso. Lo dà direttamente alla controparte, cioè noi non lo tocchiamo neanche quel denaro, viene passato direttamente all'altro soggetto. Come funziona il prestito di soldi da parte della banca? Arriva un altro tizio che si chiama Caio, il quale si è innamorato della casa di Sempronio e va in banca e dice: io voglio comprare la casa di un altro che costa 100.000 euro. Va in banca e la banca gli dice: beh, io ti presto 100.000 euro, però tu mi devi firmare un contratto che si chiama contratto di mutuo, contanto di ipoteca sull'immobile che verrà acquistato. E questo contratto dove finisce? Finisce nell'attivo che dicevamo prima della banca. Quindi nell'attivo della banca adesso non ci sono 1000 euro di contanti, ci sono. C'è un contratto nel quale Caio si impegna a restituire quella moneta bancaria più gli interessi nel giro di 10, 20 anni, 30 anni. Cosa succede nel passivo? Nel passivo Caio vede un suo nome scritto sul conto corrente e vede una cifra sotto di 100.000 euro che la banca ha letteralmente inventato dal nulla, non l'ha preso da nessuna parte. La banca potrebbe essere anche senza deposito, ok? Poi cosa fa Caio? Va da Sempronio e gli dice: guarda, io voglio comprare la tua casa, gli passa l'assegno, quindi i soldi Caio non li vede più neanche perché vengono trasferiti sul conto corrente di Sempronio. Supponiamo per semplicità che Sempronio abbia il conto corrente nella stessa banca di Caio, ma ve lo potrei spiegare in maniera un pochino più complessa, però è la stessa cosa se l'avesse su un'altra banca, è solo un problema di compensazioni multilaterali, si chiamano, però non entriamo in quel merito, se no ci complichiamo. Facciamo un'ipotesi che sia un'unica banca, quindi adesso la banca ha un debito nei confronti di Sempronio e corre il rischio che Sempronio, il giorno dopo che ha venduto la casa, vada là con la valigetta e gli dica: io voglio 100.000 euro di contanti. Lo può fare Sempronio? Sì, non è vietato ancora, però tendenzialmente non è comodo e quindi non lo fa. Quindi la banca ha creato solo una promessa di pagamento, sapendo che non verrà mai richiesta in contanti. Ma ci sono... Che cosa succede a un certo punto? Che Caio deve restituire il capitale degli interessi.
Quindi, se Caio restituisce il capitale degli interessi, supponiamo che lo faccia con dei contanti, ma non ha importanza se anche lo fa con degli assegni, nell'attivo della banca a questo punto scompare il contratto, ma compaiono 100.000 euro più gli interessi. Ok? Quindi la banca, dopo la restituzione di Caio di tutto il capitale per gli interessi, ha a disposizione finalmente i soldi per Semprione se gli rivengono chiusi. Ok? Ma cosa succede però se Caio non restituisce i soldi? Qual è il problema? Che è quello che ci stanno dicendo adesso. Si dice che Caio, se non restituisce, il credito che Caio aveva nei confronti della banca si è deteriorato. Siamo in insolvenza, si dice. Per cui l'attivo della banca, che sembrava un attivo vero, perché c'era un contratto di mutuo con un'ipoteca sopra di 100.000 euro, non c'è più. Quindi la banca come fa a dare i soldi a Semprone? Li deve tirare fuori in tasca propria. Ok? Però in realtà le norme della banca richiedono dei requisiti da parte della banca per riuscire a evitare questo problema. Voi immaginate, visto che la banca svolge una funzione così importante, che questi requisiti devono essere importanti, ok? Vediamo quali sono. Uno si chiama riserva obbligatoria, cioè la banca è costretta e obbligata a depositare presso la Banca d'Italia una riserva obbligatoria, ma è solo l'1% del capitale che è stato inventato da nulla. Quindi basta che la banca depositi solo 1.000 euro, addirittura se poi il deposito è vincolato per più di 2 anni è zero. Comunque basta che deposita 1.000 euro presso la Banca d'Italia e la banca è a posto. Con soli 1.000 euro in contanti ha garantito i 100.000 euro. Poi però esiste Basilea 3, non so se l'avete sentito. Basilea 3 consiste nel requisito minimo di patrimonializzazione del sistema bancario. Quant'è? È l'8% di quello che si chiama il rischio di credito. Ve la faccio semplice, significa che su un mutuo di una casa residenziale per Basilea 3 il rischio di credito è il 35%. Quindi l'8%, il 35%, basta che la banca abbia un patrimonio di 2.800 euro e lei ha potuto creare 100.000 euro. Secondo voi, se il credito deve grado di 100.000 euro, la banca ha sufficienti capitali per rimborsare? No. È quello che sta succedendo adesso. Siccome la banca di questi crediti ne ha fatti a bizzeffe, e li ha fatti anche da amici degli amici, anche quando sapeva che non venivano restituiti, perché questo è il dramma, che non andiamo mai a controllare perché la banca ha un'insolvenza. Non ce l'ha perché l'ha prestata a dei semplici cittadini, ce l'ha perché li ha prestata a dei amici degli amici che si sapeva già che non erano in grado di restituirlo. Però non lo possiamo sapere perché non è tenuta a spiegarlo e a rendere conto di questo fatto. Quindi le banche creano il denaro a nulla con i prestiti, ma il sistema è fortemente instabile, perché ci sono poche garanzie e pochi controlli. Chi è che dovrebbe controllare sul sistema bancario italiano privato? La Banca d'Italia. Com'è la Banca d'Italia? Privata. Quindi gli stessi che posseggono la Banca d'Italia dovrebbero controllare se stessi. Vi immaginate un'ispezione di controllo a Intesa San Paolo che ha il 33% delle quote di Banca d'Italia? Quando l'ispettore parte da Banca Italia a Intesa San Paolo lo sanno già, quando arriva, come arriva, lo avvertono prima e chiaramente le cose le mettono a posto. Ma lo Stato non dovrebbe vigilare sul risparmio e sul credito? Ma sicuramente, c'è l'articolo 47 della Costituzione che dice espressamente: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, incoraggia e tutela. Secondo voi in questo momento il risparmio è tutelato? No. Quindi stiamo parlando di manovre anticostituzionali. Ma secondo, disciplina e coordina e controlla l'esercizio del credito, cioè la creazione di moneta, di denaro per quanto riguarda l'economia reale. Secondo voi lo Stato lo fa? No, perché ha venduto la Banca d'Italia, perché ha ceduto la sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea, perché ha venduto tutte le sue banche pubbliche. Attualmente il sistema è completamente privato, lo Stato non può fare niente. Lo Stato non controlla più il credito. Diciamo velocemente, ma tanto le hanno detto i nostri relatori: il divorzio della Banca d'Italia, la vendita delle banche pubbliche e la sovranità monetaria ceduta alla Banca Centrale Europea. Quindi il credito non lo possiamo più gestire e controllare. Ma soprattutto il governo attualmente in un anno ha distrutto la tutela del risparmio. Primo passo, modifica delle banche popolari in SPA. Secondo voi perché hanno costretto le banche popolari, che erano controllate dagli azionisti cittadini e quindi
Considerate che nelle banche popolari non conta quante quote possiede la banca, conta un voto, un socio. È scalabile una banca che ha un voto, un socio? No, perché chiunque, anche se io compro il 99% delle azioni di quella banca, quello che c'ha l'1% ha lo stesso voto che ho io. La trasformazione in SPA serve per scalare le banche popolari. Privatizzazione di Poste Italiane, c'era bisogno di vendere Poste Italiane? L'unica, non è una banca, ma l'unico soggetto che tiene il risparmio dei cittadini, pensionati, di persone anziane, è chi non ha un conto corrente in Poste Italiane. Era necessario venderlo e privatizzarlo con la possibilità che poi venga gestito per operazioni finanziarie e per speculazioni come succede in tutto il resto del mondo? Decreto salva banche, Etruria, Marche, Carife e Carichieti, per la prima volta salvate con i soldi degli azionisti e degli obbligazionisti. Fino a qualche mese fa le obbligazioni erano garantite dallo Stato, non potevano essere toccate perché le obbligazioni sono i risparmi cittadini. Chi ha investito le obbligazioni non l'ha fatto per speculare, lo ha fatto semplicemente per avere una, diciamo, un modo in più di investire il proprio risparmio. Unione Bancaria Europea, dal 1 gennaio 2016, il salvataggio delle banche non basta che sia fatto con azioni e obbligazioni, ma verrà fatto con i soldi dei conto correntisti. I conto correntisti trattati come se fossero speculatori. Ma che senso ha? Io presto i soldi a una banca e se la banca fallisce perché non è in grado e perché ha gestito male i miei soldi, io ci devo rimettere i soldi. E non ascoltate la favola che vi dicono che sotto a 100.000 euro non ci sono problemi. Perché la tutela dei depositi sotto a 100.000 euro viene fatta con il fondo interbancario della tutela dei depositi. Attualmente ha un ammontare totale di soldi che non copre neanche la banca più piccola che c'è in Italia. Quindi non sono minimamente tutelati, perché se salta il sistema bancario come sta accadendo, non saremo tutelati nessuno. Ultimo, addirittura la riforma delle banche di credito cooperativo. Questa è una cosa proprio di queste ultime settimane. Cioè costringono anche le banche di credito cooperativo a trasformarsi in SPA o a creare delle holding SPA che controllino il sistema di credito cooperativo, anche questo per permettere di scalare. In conclusione, che cos'è che noi diciamo? Che lo Stato deve riprendersi la sovranità monetaria e stampare soldi solo ed esclusivamente per l'economia reale, basta dare soldi ai mercati finanziari. Secondo, riforma del sistema bancario. Le banche non devono creare denaro da nulla, perché la creazione di denaro da nulla è politica monetaria e non la devono fare dei privati, ma la devono fare lo Stato. Questo è il nostro sito, Gruppo Cittadini Economia di Ferrara Bologna, è il sito dove se volete informazioni, volete sapere che cosa facciamo, cosa non facciamo, qui potete trovare tutto. Grazie a tutti. In fondo a tutto quello che abbiamo sentito c'è una grande verità. Tutto quello che è stato detto questa sera è stato possibile perché c'è un'autentica consorteria che cerca di inchiodare la volontà popolare e soprattutto la conoscenza popolare di questa situazione di cui abbiamo sentito parlare questa sera. Vorrei ricordare che un certo professor Mario Monti ha dichiarato in un'intervista che bisogna, e questo è il suo scopo, bisogna creare delle situazioni di disagio che siano altissime, perché gli stati cedono ancora grandi porzioni di sovranità. Il problema è un problema di sovranità, è un problema di sovranità. La sovranità monetaria è la prima di tutte le altre sovranità. Senza sovranità monetaria le altre sono una favola, solo una favola. Ecco perché il professor Auriti faceva leva sulle questioni di diritto, perché la gente prendesse nuovamente consapevolezza di essere vittima di questa immane truffa che è perseguita puntualmente
dalle grandi potenze finanziarie di tutto il mondo. Già nel 1773 Amschel Rothschild diceva: datemi il potere di mettere le mani sull'emissione monetaria e io mi infischierò di chi fa le leggi. La grande corruzione politica che noi viviamo e che è sotto gli occhi di tutti deriva da questo fatto, perché tutto nell'ambito dello Stato viene pagato e perseguito tramite personaggi che in qualche modo si accordano e si adattano con questi potenti perché questa sovranità non si attui. Thank you.